E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRighi01 e oggi siamo al terzo episodio di Pokémon Nero con lui qui vicino, ragazzi, che ci guarda malissimo. Regà, andiamo subito. Allora ragazzi, eccoci qua che siamo rimasti qui a fare la palestra che abbiamo fatta incredibilmente molto easy con Pansage insieme, ragazzi, incredibilmente molto facile, diciamo. Allora, qui ci sta. E là, io sono Zania, ho qualcosa per te da parte della professoressa Aralia. Vieni con me. Oh, mi devo curare i Pokémon, no? Oh, tizia, mi devo curare i Pokémon. Ho sentito che vuoi incontrare tutti i Pokémon della regione di Unima. E la scala sono queste parte. Vi sta piacendo comunque per ora la serie, ragazzi? Fatemi sapere sempre nei commenti, qualsiasi cosa, io vi rispondo, ragazzi, ovviamente. La mia stanza è qui sopra, prego, sali. Ok. Lasciami presenti di nuovo, sono Zania e come puoi vedere sono una ricercatrice. Al momento mi sto occupando di allenatori. Conosco la prof. Aralia dai tempi dell'università. Mi ha chiesto lei di aiutarti. Ok. Ed io non mi sono fatta pregare. Ecco, prendi questa macchina nascosta. Oh, ragazzi, MN taglio, attenzione. Tra le mosse che poi non posso imparare, ce ne sono alcune che si possono usare fuori dalla lotta. Questa MN ti consiglio di insegnare la mossa taglio, ti permetterà di tagliare piccoli alberi. Inoltre, proprio come la MT, anche le MN possono essere utilizzate infinite volte. Ma attenzione, i Pokémon non diventano uno facilmente le mosse apprese da una MN. Adesso però io avrei un favore da chiederti. Mi serve il fumo onirico. È messo da Munna, un Pokémon che si trova in un posto qui vicino chiamato Cantiere dei Sogni. Ok, è il posto dove avevo preso Pansage, ragazzi. Con il fumo onirico è possibile raccogliere i salvataggi di un sacco di allenatori. Questo processo si chiama sincrogioco. Ok. Allora, prendiamo un attimo il PC, ragazzi. Prendiamo Patrat, ragazzi. Abbiamo il Pansage, tanto non lo uso Pansage. Ok. Dobbiamo dire grazie a Pansage comunque che abbiamo vinto, ragazzi. È incredibilmente pazzurdo comunque. Ok, andiamo qua, ragazzi, andiamo qua. Ora, ragazzi, andiamo nel Cantiere dei Sogni. E usiamo taglio con Patrat che abbiamo fatto imparare. Ok. Oh, attenzione, bella! Anche io devo cercare quel Pokémon misterioso? Ehi, testa di cazzo, vieni qua. Ma in che senso avrà il potere di far sognare? Eh sì. Oh! Ehi, hai sentito anche tu il rumore dall'altra parte del muro? Andiamo a vedere. Eccolo qua, ragazzi. Aspetta. Qua che Pokémon si trova, ragazzi? Non mi ricordo comunque. Abbiamo trovato Munna. Forza, dacci il fumo onirico. Dobbiamo proteggere, ragazzi. Fermi, chi siete? Che cosa volete? Chi siamo? Siamo il Team Plasma e lavoriamo giorno e notte per liberare i Pokémon dagli esseri umani stupidi e irresponsabili. Cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di ottenere il fumo misterioso emesso da Munna e Musharna. Il loro fumo ha il potere di far sognare e noi lo useremo per far sognare le persone un mondo in cui i Pokémon sono liberi. Ma ne riproveremo la volontà degli uomini per spingere a realizzare il nostro sogno, quello di liberare tutti i Pokémon. No! Dacci il fumo onirico. E gli date dei calci per fargli mettere il fumo onirico? Ma come potete fare una cosa del genere? Siete allenatori, no? Esatto, siamo allenatori proprio come voi, ma il nostro scopo è diverso, noi vogliamo liberare i Pokémon. E che cosa significa tutto questo in termini concreti? Che toglieremo i Pokémon alla gente con la forza, lotta dopo lotta, salveremo tutti i Pokémon, anche i vostri. Aiuto, Righi! Ma che aiuto? Ma che cosa aiuto che ora? Li scoppiamo, ragazzi. Team Plasma. Attenzione. Patrat col Team Plasma. Vai, Pyro. Per ora abbiamo soltanto lui come Pokémon in squadra, ragazzi, eh. Colpo coda. Inizialmente, ragazzi, comunque, secondo me usare Fulmi Sguardo, Colpo coda, queste mosse qua che fanno abbassare la difesa oppure aumenta l'attacco, robe del genere. Secondo me inizialmente è molto buona, ragazzi. Braciere, perfetto. Oh, azione ci ha fatto tantissimo. Vediamo azione quanto vi faccio. E addio Patrat, signori. Livello 15 per Pyro. Nitro carica.
Attenzione ragazzi, l'idrocarica è fisica, togliamo braciere. E noi siamo più fisici ragazzi. Ed ecco qui. Ed ecco qui signori, ed ecco qui. Hai abbassato la guardia pensando che la lotta fosse più facile. Non importa, me ne occupo io. Attenzione ragazzi, attenzione. Quanto è bella la canzone del Team Plasma. Oggi non so parlare comunque. Ok. Urion. Oppure Loin, non ho mai capito come si legge, guarda, ragazzi. Ah, colpo coda e poi doppia nitrocarica, penso. Nitrocarica è molto buona, ragazzi. Penso che la utilizzerò tantissimo. Perché aumenta anche la velocità. Vai con nitrocarica. Mamma mia, ragazzi! Un mostro questo Pyro! Un mostro, signori! Un mostro! Incredibile, ha battuto anche me, ma dobbiamo assolutamente procurarci il fumo onirico. Oh! Caccia il fumo onirico. Ora basta. Oh, eccolo il capo. Ehi voi, perché state qui a perdere tempo? Noi strapperemo i poveri Pokémon dalle grinfie degli esseri umani indegni. Se non riuscite a portare a termine questo compito. Ma questo non sembra il Gaze che arringava alla folla per raccogliere proseliti. O quello che manipolava le persone con le belle parole. Esatto, questo sembra piuttosto il Gaze che si arrabbia quando un suo piano fallisce e che infligge severe punizioni. Scappiamo da qui finché non si sarà calmato. Ma, ragazzi. Ecco Musharna. Musharna. Ma che cosa è successo? C'erano due, non è vero che fossero entrambi il vero Gekis. Ma abbiamo sognato. E poi quel Pokémon. Ah. Sono venuto perché ero un po' in ansia. Oh, Musharna. Musharna. Ok ragazzi, ha lasciato il fumo onirico. Che cosa è successo? Ciao Zagna, c'era il Moon e il Team Plasma. E poi è arrivato Musharna e non so, forse ci ha fatto sognare. Ma a quel punto il Team Plasma. Capisco, dovete sapere che Musharna è l'evoluzione di Moon. Deve averci preso che il suo compagno era in pericolo. E così l'ha aiutato con la sua capacità di rendere reali i sogni. Ma aspettate un attimo. Che culo. Questo è il fumo onirico. Con questo posso ultimare la mia ricerca. Raggiungetemi a casa più tardi. Perfetto ragazzi, perfetto. Oh, tutta questa storia mi ha messo sotto sopra. Ricky, perché non vai tu a casa di Zagna e vado a cercare il Pokémon di prima? Ok, allora io vado un attimo. Voglio cercare anch'io un po' di Pokémon qui, ragazzi, sinceramente. Allora, pozione ragazzi, pozione. Prendiamo anche quest'altra Pokéball, che è una Pokéball, senza credere. Oh ragazzi, finalmente è uscito un altro Pokémon, Furion. E ora lo catturiamo ragazzi, ora lo catturiamo. E ora si cattura, e ora si cattura ragazzi. Oddio. Oddio, uno di vita, signori. No, sbaglio. Lui penso di metterlo in squadra, ragazzi. Lui penso proprio di metterlo in squadra. Ora l'alleno un pochetto, ragazzi, eh. Ok. Eccoci qua, ragazzi. Ho messo Purion. Perfetto. Soprannome. Allora, ci penso, ragazzi, eh. Ragazzi, l'ho messo. Boh, siccome penso che è viola ed è femmina, ragazzi, Violet ci sta tantissimo. Grazie, Ruggito l'assistente. Oh! Velocità di 17, ragazzi. Aumenta la velocità dopo aver usato uno strumento. Ok, buono. Ok, raga, andiamo. Qua non lo so se si può. Ragazzi, se nei commenti sapete che si possono catturare altri Pokémon in questo percorso, ditemelo, mi raccomando, perché io non mi ricordo, sinceramente. Ora curiamoci i Pokémon, ragazzi. Ragazzi, qua c'è una Pokéball qui dietro, comunque. Antiparalisi, perfetto. Sì, sto allenando un po' Purloin qui, ragazzi, comunque. Quindi proprio nel chill sto allenando Purloin qui. Poi se esce qualche Pokémon nuovo ve lo faccio sapere. Ma è incredibile, ragazzi, ho appena detto quella frase, ve lo faccio sapere. Oh, pazzurdo, pazzurdissimo, esce Munna. Proviamo a catturare Munna, ragazzi. Dai, ci proviamo, ragazzi. Assistente che faceva?
Ah, ok, qualsiasi mossa, penso. Sbadiglio, va benissimo. Vai con graffio. Riccio lo scudo. Com'è Moon? Musharna non l'ho mai provata, però non mi piace tanto, ragazzi. Allora, io direi proprio di catturarla, magari ci va a culo, ragazzi. Ok, vai. Catturiamo anche Munna. Uno, due. Oh! Presa così, ragazzi, si gode, let's go! Let's go, presa Munna, ragazzi. Pokémon divora sogni. Quando Munna mangia i sogni di qualcuno, questi dimentica che cosa ha sognato, galleggia costantemente in aria. Carina, ragazzi, carina Munna. Va bene, va bene, va bene. Ok, ragazzi, andiamo da Zania. Ta-ta-ta! Grazie al fumo onirico che mi hai procurato, adesso posso raccogliere i salvataggi di altri allenatori. Ti ringrazio di cuore. Insegni creativo e attiverò il tuo GGR. Così potrai comunicare tramite raggi infrarossi come a internet senza figli, eccetera, 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 eccetera. Eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, ragazzi, abbiamo portato pure un livello 10, per ora. Oh, ricevi il CGR. Ok. Oddio, era questo, ragazzi. Che carino, zio Pera. Era bellissimo, ragazzi, era veramente bello. Si è acceso, guarda come è comparso sul touchscreen. Puoi leggere le informazioni? Sì, lo so. Ok, ok, questo lo sappiamo, ragazzi. No, non ho più tempo. Ma devi dire, ragazzi, incredibilmente. Sincro gioco, va bene. I uomini messi a dormire nel sincro gioco sognano. Ok, intramondo, sì, ragazzi, quello è molto carino, l'intramondo. Ok. Ah, un'ultima cosa, grazie per aver aiutato mia sorella. Questa è in pensione da parte mia. Ok, ragazzi, il blocco amici. Ora blocco tutti gli amici che non ho. Incredibile. Pazzurdissimo. Vai, perfetto. Così diciamo non mi interessa molto, ragazzi. Però carino, carino l'immagine di sotto. Non mi ricordavo così, sinceramente. Perfetto, ragazzi. Io direi di proseguire l'avventura proprio. Vediamo un attimo. Ok, sì, devo posare Munna, ragazzi. Devo posare Munna. Faccio subito. Ok, ragazzi. Andiamo avanti. Questa allenatrice? Sai cosa sono le macchine tecniche? Sono strumenti per insegnare le Pokémon una certa mossa in un istante. Ok, posso usarla quando voglio, ovviamente. No, ops. Qui sotto, ragazzi, che cos'è? Una Pokéball. Mega Ball, signori. Attenzione, attenzione, attenzione. Buona. Qua non c'è più niente, ok. Questo che dice? Oh, ma che bella medaglia luccicante. Se sei abbastanza forte da meritarla non avrei certi problemi a proseguire. Passa pure. Ok, perfetto, ragazzi. Qua c'è qualcosa. Posso passare qua? Ok, no, niente. Andiamo avanti, ragazzi. Percorso 3. Ok. Questa che cos'è? Oh, pensione Pokémon. Attenzione. Qualche volta mi lasciano giocare con i Pokémon. Oh, pensione Pokémon, ragazzi. In questa sito vanno tutte le lotte tra Pokémon. Se vai in giardino. Oh, la lotta, ragazzi. Bello! Bella sta roba, ragazzi. Una lotta Pokémon nella pensione. Incredibile! Incredibile! Pazzurdo, ragazzi. Lillipop, signori. Incredibile Lillipop. Turbo sabbia. Ragazzi, posso dire che non ho subito nessun colpo perché io ho fatto soltanto due turbo sabbia, poi non mi ha più attaccato. Incredibile. Digipe Purloin o Purion. Oh, Munna, vai, perfetto. Vediamo quanto li faccio con graffio, ragazzi. Ok, ragazzi, Munna è stato molto... Gli toglievo uno o due di vita tra un po'. Ok, livello 11 per Violet, ragazzi. Buonissimo. Top. Livello 11, ragazzi, velocità 22, ma è velocissimo. E allenatore lo lottiamo. Andiamo, ragazzi, andiamo, andiamo. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Pampur. Ok, tipo acqua, ragazzi. Quindi dobbiamo lottare con Violet. Facciamo sempre la tattica turbo sabbia, ragazzi. Due turbo sabbia e inizia a fallire a go-go. La precisione. Aia. Prima hit che subiamo, signori.
Ok, ragazzi, penso di averlo distrutto. Ah, 4 turbosabbia stavolta ho usato. 4, eh. Perfetto. Ok. Direi di fare anche, ragazzi, una bella pozione. Ok. Andiamo contro questa. Vai. Lottiamo contro tutti, ragazzi. Almeno ci alleniamo i Pokémon. Panzer. Ok, di tipo fuoco, signori. Perfetto. Siamo sempre Turbo Sabbia, ragazzi. Ok, rimane uno di vita, ragazzi. E addio Panzer. Stavo un piacere, fratello. Intanto Violet livello 12, ragazzi, incredibilmente. Oh, sfuriate. Sfuriate. Leviamo Graffio. Anzi, Ruggito, vai. Togliamo Ruggito, tanto non mi serve Ruggito su Kuglion. Vai, perfetto, ragazzi, perfetto. Ma dobbiamo mancare. Manca sto bambino, manca. Ok, vai. O bambina, no? Non si sa che. No, forse è bimbo. Prendi questo iperraggio. Proprio così, raga. Iperraggio! Ok, è un bambino. Seggia. Ok, qua ci metto Tepig, ragazzi. Qui ci metto proprio Tepig. Ora facciamo il cambio. Facciamo il cambio, ragazzi. Ci metto un bel Tepig. Vai, Pyro. E noi facciamo proprio instant. Intanto c'ho il gatto che sta dormendo proprio sul letto, proprio un coccolino. Oh, nitro carica, ragazzi, let's go. E la Madonna! Shottato incredibilmente, Panseige. Ok. Abbiamo preso un po' di XP entrambi, ragazzi. Ok, e qua l'abbiamo fatto. Qua lotta in doppio. Una bella lotta in doppio, ragazzi. Perfetto. Andiamo. E andiamo, signori. Partiamo, Kurlion e Purlion. What the fuck? Seriamente, ragazzi. Entrambi femmina, poi. L'unico maschio qui è Tepig, ragazzi, comunque. Vai, nitro carica. Tepig più veloce di Purlion. What the fuck? Oddio, ma ho quasi shottato, ragazzi. Ok, Graffio a quell'altro. Va bene. Graffio. Graffio. Ora faccio il contrario, ragazzi. Faccio graffio su quest'altro e nitro carica su quest'altro. Almeno muoiono entrambi, ragazzi. Questo è andato. E dovrebbe andare anche l'altro. Mamma mia, signori, mamma mia. 72 XP, 58. Graffio. E ciao. È stato un piacere lottare contro di voi. Le gemelline tozzoline. Andiamo, raga, andiamo avanti. Ok, qua c'è una Pokéball. Oh! Attenzione! Attenzione! Ricky, aspetta. Ora che abbiamo entrambi Meteoritis, vediamo chi è il più forte nella lotta. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ricky contro Comor, signori. Ricky contro Comor. Ecco qui la lotta. Oshawott, signori. Là, questo qua tocca ucciderlo con Violet, penso, eh. Quindi Turbo Sabbia, ragazzi. Proprio a go go, ragazzuoli. Colpo coda, va bene. Almeno facciamo un'altra Turbo Sabbia, magari, ragazzi. Non attacca magari questo Oshawott, eh. Precisione cala. Poca l'energia. Turbo Sabbia ancora, ragazzi. Eh sì, qui dobbiamo lottare con logica, signori. Un'altra ancora, io direi. E poi inizio con sfuriate, casomai. Pistola acqua e attacco, ragazzi, perfetto. Poi con sfuriate, vediamo quanto danno vi faccio. Ok, brutto colpo, io ho fatto 2 danni inflitti. Come al solito, hai fatto una bella mossa. Hai visto, Comor? No, vi dà l'attacco con sfuriate, ragazzi. Vai. Uno. Due. Sono 2 colpi, ragazzi, in free. Oh, colpo coda effetto, cazzarola. Vediamo Graffio quanto gli tolgo. Ok, non gli tolgo niente. Azz. Ciao, baccarancia, signori. Colpo coda.
Ok, se mi attacca, ragazzi, è finita. Prego, sfuriate. Oh, un po' più, un po' di più, un po' di più. Invece di 3, fai 5. Invece di 3, fai 5, per favore. Vai, Purlion. Oddio, ragazzi. Vai, vai. Ok, ok. Mamma mia, signori. Violet. Uccide Oshawott. Ok, qui mettiamo, mettiamo Pyro, ragazzi. Ovviamente, per forza. Bellissimo il Purlion nazionale, ragazzi. Molto forte, secondo me, eh. Diventerà Leopard velocissimo, ragazzi. Si ricorda diventa Leopard? Ok, shottato, brutto colpo anche, ragazzi. Si gode, si gode, si gode. Andiamo, 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 let's go. Livello 16 per Pyro. Giusto, dovrebbe evolvere, ragazzi. No, non si evolve il livello 16. Infatti, infatti no. È un bel modo di lottare. Levatevi di mezzo. Ok, ragazzi. Oh! Ma che succede? Perché corri così, Bell? Hai visto che direzione sono scappati i tizi? Che corrono proprio qua? Da quella parte, perché? Ti vuol dire perché stava correndo? Uff, ma quanto corrono quelli? I miei Pokémon, no, che cosa gli faranno? Non ti preoccupare, vedrai che lo riprenderemo, non piangere, su. Bella, mi rispondi o no? Perché correvate così rimpazzato? Perché i tizi che sono passati da qui hanno rapito il Pokémon di questa bambina. E non potevi dirlo subito? Devo salvare il Pokémon di questa bambina, Bell, tu rimani qui con lei. Ragazzi, super pozione, va benissimo. Ma per caso mi cura? Mi cura? No, non mi cura, ragazzi. Ok, raga, dobbiamo riprendere il nostro Pokémon. Cioè, il nostro, il Pokémon della bambina, più che altro, ragazzi. Oh, Pidov si cattura, ragazzi. Perfetto, ragazzi, catturato Pidov. Però non lo metterò in squadra perché voglio metterci un altro tipo volante, ragazzi. Perché ovviamente con volante ci serve. Ok, lottiamo contro questa, ragazzi. Ma io direi proprio Arfly. Oh, ragazzi, se combattete contro lei vi dà Baccarancia, eh. Ok, questa ci dà Repellente. Ok, ragazzi, li ho visti entrare qui dentro. Righi, dove sono tutti in piena forma. Allora andiamo. Ecco, ragazzi, ecco qua. Allora, per primo buono? Ok, va bene. Andiamo, ragazzi. Ricky, sto cercando di fargli ragionare, ma questi testoni non vogliono ascoltare. Attenzione, seguace plasma, non possiamo permettere che Democcio si allenino Pokémon. Pensate a quei poverini tesori nelle mani di quei inetti. E lo stesso vale anche per voi, dateci subito i vostri Pokémon, anzi, ci prendiamo da soli. Attenzione, ragazzi! Team Plasma ancora! In plasma Patrat, signori. Vai. Vai, Violet. Curiate. Merda, ragazzi, pazienza. Speriamo che con Turbo Sabbia riesce a fallire, ragazzi, pazienza. Speriamo, speriamo bene. Se no è morto Violet, eh. Meno male, meno male, meno male, signori, meno male. Ok, la precisione abbiamo calata un po', ragazzi. E si gode, vai con Sfugate. Mi deve fare un'altra mossa, comunque, Purlion. Ho 4 colpi inflitti, comunque. Vai con Graffio. Ok. Meglio usare Sfugate, casomai, perché fa più danno, diciamo. Cioè, siccome fa tanti turni. Un'altra volta pazienza, ragazzi, attenzione. Casomai tiro un'altra... sì, ragazzi, tiro un'altra Turbo Sabbia per sicurezza. Proprio per sicurezza, ragazzi, un'altra bella Turbo Sabbia. Ok. Sfuriate. Tocca allenarla, ragazzi, comunque tocca allenarla lei. Oh, ma vi date sempre l'attacco, sfuriate? Incredibile, eh. Cioè, ok che c'ho l'80% di precisione, però manco a fa così, zio Pera. Cioè, sembra che uso Turbo Sabbia su di me tra poco, ragazzi. Cioè, è incredibile questa cosa. Ok. Vai, perfetto. E andiamo, ragazzi. Penso che con l'ultima sfuriata, penso... No, libera energia. Oddio, meno male.
Opatrat comunque con pazienza, ragazzi, devo dire, rompe il cazzo, eh. Rompe veramente il cazzo. Livello 13 per Violet intanto qui, ragazzi. Perfetto, abbiamo sconfitto il Team Plasma. Ma com'è possibile? Noi siamo nel giusto e quindi avremmo dovuto vincere. Benissimo, Ricky, ora restituisci subito il Pokémon. Neanche per sogno. Oh, attenzione. Qui si mette male, non solo approno quelli che stiamo facendo, ma addirittura ci contrastano. Siamo 2 contro 2. Uniamo le forze e dimostriamo loro da che parte sta la ragione. Ancora voi. E poi vi vorrei sapere da quando in qua i ladri di Pokémon non si rendono di essere nel giusto. Ricky, facciamo vedere cosa segna una lotta degna di 2 amici affiatati. 2 amici affiatati. Lottiamo contro. Incredibile, però va bene. Però ci sta, dai. Patrat e Patrat. Lotta in doppio, ragazzuoli. Lotta in doppio. Oshawott e Violet. Attenzione. Dovrei mettere lo starter. Infatti mettiamo Pyro, ragazzi. Mettiamo il signor Pyro. E noi facciamo sentire la presenza a questi qui. I 2 starter contro 2 Patrat. Attenzione. Ma colpo coda, ragazzi, va entrambi. Anche con mi sguardo. Eh sì. Non la sapevo questa, ragazzi, Morso. Ok, nitrocarica sul primo, ragazzi. Pazienza. Era meglio usarlo sul secondo, nitrocarica, però va bene, dai. E chi lo sapeva, ragazzi, che usava pazienza. Mamma mia. Mamma mia, signore. Pistola acqua, perfetto. Abbiamo attaccato sullo stesso, ragazzi, almeno. Morto easy. Perfetto. Attacchiamo al secondo, Patrat. Penso non ce la fa a tirare pazienza, ragazzi, questo Patrat, eh? Penso che non ce la fa proprio. È andato, signori. Ok. Perfetto. Let's go. Let's go. Addio Team Plasma, fratello. Per liberare i Pokémon dobbiamo sottrarli con la forza agli uomini stupidi e responsabili. Avete proprio la testa dura, eh? Comunque, qualunque sia la ragione, appropriarsi dei Pokémon altrui non è accettabile. Voi e tutti gli altri allenatori del vostro stampo fate solo soffrire Pokémon. Ma che cosa vai farne di canto? Noi allenatori non faremo mai niente di male ai Pokémon. Ok, vi ridò il Pokémon, però immaginate come debba essere triste nel sentirsi sfruttato dagli esseri umani. Un giorno capirete la vostra stupidità. Ma che cazzo dici? Gli allenatori fanno emergere le capacità innate dei Pokémon. E i Pokémon non obbediscono agli allenatori perché si fidano di loro. Non capisco proprio come tutto questo possa rendere tristi i Pokémon. Ricky, io vado a restituire il Pokémon. Ok, ragazzi, io direi di fermarci qua e continuare la prossima volta. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo lottato con Comor, abbiamo ripreso il Pokémon dal Team Plasma, quindi abbiamo lottato anche col Team Plasma, abbiamo lottato Erculetto. Spero che questo video vi sia piaciuto comunque, ragazzi. Lasciate like, condividete il video e commentate. E ci vediamo al prossimo video. Ciao bellissimi!